12.000 euro raccolti e donati alla palestra Star Judo del maestro Gianni Maddaloni. E questo l'importo raggiunto grazie ad una gara di solidarietà tra tantissimi imprenditori partenopei che ieri sera si sono ritrovati all'Agora Morelli per una serata di gala e solidarietà. Felice per la donazione, il maestro Gianni Maddaloni ha affermato: di questa serata di solidarietà dà speranza, mi dà energie, non solo economiche ma anche proprio dentro, perché per togliere i ragazzi dalla strada ci vuole energia. A sponsorizzare la serata la Banca di Credito Cooperativo di Napoli con il presidente Amedeo Manzo. È una serata nella quale c'è la città, c'è il grande cuore di questa città che palpita, che fabbrica, progetta, ansima, soffre, ma coopera e soprattutto fa in modo da sviluppare quella coesione sociale di cui abbiamo bisogno. Un luogo simbolico, la palestra Maddaloni, come precisa l'ex procuratore Giovan Domenico Lepore, oggi presidente dell'Osservatorio Anticamorra per la riqualificazione dell'area nord di Napoli. Io sostengo Maddaloni da quando sono andato in pensione e in effetti mi sono accorto che lo sport, soprattutto fatto per bene e seriamente, è l'unico mezzo per evitare che i ragazzi siano per strada.